Buongiorno a tutti quanti. Allora, la settimana scorsa vi ricordate abbiamo parlato di una tempesta. Abbiamo detto che la fede in Gesù non è un lascia passare verso una vita senza problemi. Problemi ce ne sono nella vita, ce ne saranno sempre, ma è un aiuto costante nella vita delle persone. Nella vita delle persone quando avranno tempeste. Ma sapete, c'è una verità, noi, anche se siamo credenti, tendiamo ad affrontare le tempeste della nostra vita in una perfetta solitudine, da soli, credendo di farcela da noi stessi. E ora non è che non crediamo in Gesù, non è che non crediamo che sia capace di aiutarci, e nemmeno che sia disinteressato e che la promessa di starci vicino ogni giorno della nostra vita sia un'opzione che non è più valida. Semplicemente, vivendo, ci dimentichiamo di tutto questo, talvolta per orgoglio, perché diciamo no, tanto io ce la faccio da solo, talvolta per un errato rispetto, e diciamo no, posso chiedere a Gesù di aiutarmi in queste cose, io non sono nessuno, per cui è un malcelato rispetto, ma più delle volte perché semplicemente ci troviamo lì, la tempesta è arrivata all'improvviso e ci ha colti di sorpresa, e siamo indaffarati a legare vele e a tirare corde piuttosto che ad invocare Gesù in nostro soccorso. La tempesta che vediamo questa settimana, di cui scrivono due evangelisti, sia Marco che Matteo, ha proprio questa genesi. Oggi vediamo il racconto che ne fa Marco, la prossima settimana vedremo quello di Matteo. Mi dai la prima? Marco da capitolo 6, dal versetto 46 al 50, dice così: preso commiato se ne andò sul monte a pregare. Stiamo parlando di Gesù, Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, ovvero verso le 4 di mattina, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Allora, cosa accade quando nella vita dei credenti si scatena una tempesta? Quando il vento è contrario. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. Ora, i discepoli non erano lì per loro piacere, non è che avevano deciso di fare una bella gita in barca, ma erano lì per lavoro, erano pescatori e non avevano deciso a caso di uscire di notte. Non è che facevano come facevo io da ragazzo, che uscivo di notte con la barchetta per fare colpo sulle turiste tedesche. No, loro erano là perché erano pescatori, e se siete pescatori sapete che le migliori pescate si fanno di notte, spesso con una lampada, si chiama lampada, è una lampada per attirare il pesce. Non stavano in mezzo al mare di Galilea per trasportare Gesù ad evangelizzare le folle, non erano lì perché c'era un ministero da compiere verso i non credenti, erano semplicemente lì al lavoro, quello che noi definiamo il lavoro secolare, che poi ci sarebbe tutto da stabilire la differenza fra lavoro secolare, quello che facciamo tutti i giorni, il lavoro del Signore, c'è da stabilire una differenza, e se c'è differenza, ma questa è un'altra predica, rimaniamo sulle nostre tempeste. Insomma, erano lì perché pescare o morire di fame era il loro lavoro. Allora, noi normalmente non ci stupiamo, generalmente non ci stupiamo, se nelle nostre vite arrivano delle tempeste che sono legate a ciò che facciamo per Gesù, no? Magari facciamo un'evangelizzazione e il giorno dopo ci si rompe la macchina, vedi, Satana mi sta creando problemi perché ho fatto quell'evangelizzazione, ma io sono più forte di Satana, Gesù è più forte, sì Signore, fai che la mia macchina possa essere riparata. Queste cose le accettiamo e le esponiamo come fossero medaglie, perché stiamo lavorando per il Signore
E allora vogliamo, sappiamo che quelle sono lotte che possono avvenire e le riteniamo la logica conseguenza e dimostrazione del nostro essere a disposizione, della nostra efficacia per il Signore. Vedi, mi capita questo perché il Signore viene testimoniato. Siamo in una certa maniera preparati a tutto questo. Magari ne soffriamo, ma accettiamo e lottiamo. Ma quando la tempesta arriva nella vita di tutti i giorni, in quello che facciamo tutti i giorni, nella nostra vita normale, al lavoro, magari sotto forma di licenziamento, oppure a casa, sotto forma di una malattia, il Covid in questi periodi, insomma, ha dato una bella mano a tutto questo, o per strada, sotto forma di bombe che cadono dal cielo perché c'è una guerra in corso e anche qui molti governanti mondiali si sono dati da fare e sono una fonte infinita di opportunità, allora siamo impreparati, talvolta ci sentiamo abbandonati. Gesù, ma perché a me? Ma perché adesso? Ma perché questo? Dov'è il Gesù che ha promesso in Matteo 28, 20, ed ecco io sono con voi tutti i giorni della vita sino alla fine dell'età presente? Dov'è? Dov'è questo Gesù? Vi rifaccio vedere il versetto. C'è chi arriva, sta vedendo. Il versetto dice: vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era contrario. Sapete, io penso che quando Gesù diceva in Giovanni 16 al versetto 33: nel mondo avete tribolazioni, non stava parlando soltanto a noi, non soltanto ai credenti, non solo ai credenti, ma a tutti, credenti e non credenti indistintamente. Nel mondo avrete tribolazioni, le tempeste arrivano a tutti. Credenti o non credenti, senza alcuna distinzione. In questo non siamo speciali, non abbiamo il copyright delle tribolazioni perché abbiamo creduto in Gesù, siamo uguali agli altri. La differenza per il credente, che il credente sa che Gesù ha vinto questo mondo per noi. Gesù è sulla riva del cielo in questo momento e guarda le malferme barchette su cui noi vogliamo intraprendere le nostre vite, ci avventuriamo sul mare della vita, e non solo le guarda ma agisce. Vi ricordate che cosa aveva fatto Gesù prima di questo episodio? Mi dai la prossima, Giovanni? Versetto 46 dice: preso commiato se ne andò sul monte a pregare. Ora, vi siete mai chiesti, ti sei mai chiesta che cosa pregava Gesù quando si appartava? Gesù era una cosa fondamentale, una parte del suo ministero era quello ogni tanto di sparire e di andare a pregare. Allora, che cosa pregava Gesù? Te lo sei mai chiesto? Pregava sicuramente il Padre, cioè abbiamo tanti episodi scritti dal Padre nostro al Getsemani dove lui stava pregando il Padre. Ma poi, oltre a pregare per Dio, a pregare Dio, cosa c'era? Ora, ce lo spiega sia Paolo sia Gesù stesso. Romani 8, 34, la seconda parte del versetto: è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E lui stesso si spiega, Giovanni 17, 9: io prego per loro, i discepoli, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Allora, Gesù sulla riva del cielo vede, anzi prevede, perché vede prima quello che ti accadrà, e prega prima che ti accada, per due motivi principali: perché tu possa farcela se sei credente e perché tu lo accetti al fianco tuo, affinché tu affronti quella tempesta se ancora non è nella sua barca. Però tu potresti dire: ma sì, bello Marco, pensare che Gesù prega per me è un grande aiuto, sì, certamente, ma io nelle tempeste ho bisogno di braccia, di gambe, soluzioni, azioni, non soltanto di uno che prega per me e che ce la faccia. Allora, vi svelo un segreto: sapete che la nostra chiesa ha un paio di motti, uno è un servo che non serve, non serve, e l'altro è: amare non è un sentimento ma un'azione, no? Vi svelo un segreto, non è il mio,
Questo l'ho copiato. Mi dai? Da chi? E agisce. Versetto 48, la seconda parte. Verso la quarta vigilia della notte, le 4 di mattina, andò incontro a loro camminando sul mare. Vi ricordate quando era intervenuto nella scorsa, nell'altra tempesta, che cosa aveva fatto? Quando i discepoli avevano gridato: Maestro, ma non ti importa che moriamo? Ma stavolta non c'è nessun grido dai discepoli, non c'è nessuna supplica, non c'è nessuna invocazione. Sinceramente temo che ci sia anche qualche bestemmia o qualche parolaccia, potrei sbagliare, ma insomma, essendo pescatori ci potrebbe stare, eh? Eccolo là il comportamento di noi uomini, eccolo là, classico. La tempesta arriva all'improvviso in un ambito che non c'entra niente con la nostra vita e la nostra fede, e noi corriamo tra vele e corde e ci scordiamo che Gesù esiste. Ma lui, Gesù, arriva lo stesso e agisce. Ma come stavolta? Ricordate la cosa che aveva fatto Gesù la volta nella precedente tempesta? Che cosa aveva fatto? Aveva sgridato le onde e parlato al mare. Stavolta invece le onde restano, il vento pure, non c'è traccia nel racconto che il vento cessi. Perché? Io mi sono chiesto perché Gesù non fa cessare le onde. E mi sono dato la risposta: perché Gesù ancora non sta nella barca, ancora non è nella barca, ancora non sta vivendo quell'esperienza assieme ai pescatori. I pescatori, i suoi discepoli, ancora stanno cercando di governare la loro barca da soli, e lui è distante. Gesù sta offrendo il suo aiuto, anche se non ha richiesto, arriva vicino alla barca, anzi la vuole addirittura superare. Per farsi notare opera un miracolo incredibile per l'uomo, cammina sull'acqua, solo per dire: ehi, sono qui, mi fate salire? Ma mettiti nei panni dei discepoli che stanno nella barca. Quale era, secondo voi, il più grande problema per loro in quel momento? Le onde. Una barca in mezzo alle onde è un problema. Ma in realtà le onde sono un falso problema. Perché? Il problema vero non sono le onde. Il problema vero, che sono visibili, il problema è il vento. È il vento che crea le onde. Ora, le onde sono visibili, il vento no. Le onde sono un problema che puoi afferrare, che puoi vedere fisicamente. Il vento no. Come lo afferri il vento? Come lo vedi? Lo vedi tramite l'effetto che fa, le onde. E noi facciamo lo stesso tempo. Ma pensateci un attimo, non ci spaventa, a me non mi spaventa perdere il lavoro. A me spaventa il fatto che perdendo il lavoro non avrò di che nutrire la mia famiglia. È l'effetto della perdita del lavoro. A me non spaventa il tumore. A me spaventa la sofferenza mia e la sofferenza delle persone che sono a fianco a me, che vedono che sto male. A me non spaventa la guerra, ma a me spaventa il suo effetto, le bombe, la distruzione, la morte degli innocenti. È quello che mi spaventa. Gesù, attraverso la sua camminata sull'acqua, dimostra che sulle onde, sull'effetto visibile di una causa invisibile, se tu credici puoi anche camminare su quelle onde. Ora, molto spesso non è possibile rimuovere l'origine delle onde, quella cosa invisibile, non è possibile rimuoverla. Non è possibile rimuovere l'origine delle onde nelle tempeste della nostra vita. Non puoi impedire il tuo licenziamento, o la tua malattia, o la guerra che si scatena nella tua patria. Ma Gesù ti dimostra che puoi camminare in mezzo a ciò che provoca la tempesta nella tua vita. Allora, perché lo fa? Fa per dimostrarsi bravo, per farsi vedere i suoi superpoteri da Superman. Il suo obiettivo, l'obiettivo di Gesù, non è la sua fama, non è la sua fama, ma la tua attenzione. Mi dai la prossima, Giovanni? Così che tu veda
e lo chiami. Versetti 48 e 49. E volevano oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono. Sapete, quando Gesù arriva nella tempesta e ti dimostra che è possibile camminare sulle onde, è possibile, in pochi sono pronti a credere che sia Lui ad aver fatto quella cosa. Riconosciamo che Gesù magari è quello che si avvicina, ma gridiamo spaventati: oddio mio, che cos'è questa cosa che sta succedendo? Non è possibile. Ora, se succede, e succede normalmente, quando succede, non fartene una colpa, è una cosa umana. Vedete, i discepoli lo conoscevano, avevano visto, questa è la seconda delle tempeste, questa è la seconda della tempesta raccontata, per cui sapevano che Gesù poteva agire, ma si spaventano. Ma Gesù non si offende, Gesù non si offende mai. E anche un urlo scomposto, anche un urlo soltanto di paura, suona ai suoi orecchi come una preghiera. Sono quelle famose preghiere che io chiamo le preghiere a microonde. Signore aiutami, Signore aiutami. E lui dice: ah, finalmente hai visto che sono, che ci sono anche io, che sono qui. Mi dai la prossima? Per poterti parlare e confortare. Versetto 50. Tutti lo videro e ne furono sconvolti, ma subito egli parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ora, vi ricordate la settimana scorsa che cosa aveva fatto Gesù? Per prima cosa, la prima cosa, aveva sgridato le onde e parlato al mare, e poi aveva confortato i discepoli dicendo: perché eravate così paurosi? Questa volta fa la cosa opposta. La prima cosa che fa, la prima cosa che fa è confortare i discepoli: coraggio, non abbiate paura. Ancora una volta, perché fa così? Ancora una volta, perché Gesù ancora non è nella barca, non è nella barca in mezzo ai suoi discepoli. Gesù sa che la cosa importante non è far cessare il vento, ma darti la vita eterna, ma darti la vita eterna assieme a Lui. Ora, vorrei poterti dire che le onde cesseranno sempre quando arriverà Gesù. Sarebbe bello che nel momento in cui Gesù entra nella tua barca, tutto il mare è calmo. Mi dispiace, non posso dirtelo. Alcune tempeste finiranno, altre tempeste non finiranno. Alcune tempeste non finiranno. Ora, un anno esatto fa, in questo esatto giorno, la nostra sorella Maria, mia mamma, finiva la sua corsa su questa terra, proprio 365 giorni fa, e raggiungeva il suo Signore. Ora, per 22 anni, aveva vissuto tra le onde di una tempesta che non poteva passare. Perché? La tempesta era l'aver visto morire il proprio sposo amato sotto i suoi occhi. Per 22 anni ha vissuto questa tempesta. Gesù non poteva far cessare questa tempesta. Come faceva? Non poteva far risorgere mio padre. Ma poteva accompagnare Maria per il resto dei suoi giorni nella barca della sua vita. Poteva farla sentire amata. Poteva farla sentire desiderata, poteva farla sentire accudita, poteva farla sentire figlia. Maria, mamma, lo aveva fatto entrare nella barca della sua vita, prima che succedesse il disastro, prima che succedesse la tempesta. E ci ha lasciato un anno fa, desiderando davvero di finire la corsa, di andare dove non ci sono più tempeste, né vento, né onde. Mi piace sempre citare la frase di C.S. Lewis, quello che ha scritto Le cronache di Narnia, che dice: Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra coscienza, ma urla nelle nostre pene.
è il suo megafono per risvegliare un mondo sordo. In alcune tempeste Gesù sarà lì per farle cessare, in alcune tempeste, ma in altre sarà al tuo fianco, anche se non cesseranno, anche se le tempeste rimarranno lì. Ma alcune di quelle tempeste serviranno a farlo entrare nella tua barca per affrontare quelle tempeste che non possono cessare e farti camminare sulle onde della tempesta. Ma quando sei in una tempesta e il vento non è cessato, Gesù vuole che tu non abbia paura, che domini le onde, anzi che le usi come il tappeto per i suoi piedi. E qui c'è un versetto che poi vedremo la prossima settimana, della stessa tempesta raccontata da Matteo. Matteo 14, 28 e 29. Allora Pietro lo chiamò, Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te, camminando sull'acqua. Vieni, disse il Signore. Quando il vento è contrario, c'è chi arriva, sta vedendo ed agisce, così che tu veda lui e lo chiami, per poterti parlare, confortare e farti camminare sulle onde della tempesta. Gesù vuole entrare nella barca, nella tua barca, accompagnarti, darti potenza affinché tu possa dominare le onde e alla fine farne un tappeto su cui camminare. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu sei colui che non ci abbandona, che cammina sull'arco per venirci a raggiungere. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, quando il vento è contrario, io so che tu stai vedendo. Io so che tu stai vedendo la mia vita. So che vedi che sono tra le onde. E so che tu stai agendo. E io in quelle condizioni voglio venire a chiamarti. Voglio chiamarti per poter, affinché tu possa portarmi il tuo conforto e possa darmi il tuo aiuto. Signore, so che alcune tempeste della mia vita non passeranno, ma io voglio affrontarle assieme a te. Voglio affrontarle con te nella barca, perché io voglio che tu mi dia la potenza di camminare sulle tempeste della mia vita. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.